Radio Radicale, siamo con Gianfranco Rotondi di Fratelli d'Italia per parlare di quello che è successo in Azione, dove alcuni parlamentari hanno abbandonato il partito di Calenda. Allora, il centrodestra si rafforza a livello parlamentare, che cosa è successo? È successo che Azione ha sfidato il bipolarismo con una opzione centrista che si è dissolta anzitutto per le contese tra Matteo Renzi e Calenda. Quindi non sono la Gelmini e la Carfagna che se ne scappano, ma semplicemente il progetto politico che è fallito e la conseguenza è che ciascuno torna a casa sua, torna da dove veniva. Che differenza c'è, per esempio, tra quello che ha fatto Enrico Costa, che è andato direttamente in Forza Italia, e la Gelmini e la Carfagna, che hanno scelto diciamo, di andare al gruppo misto? Ma trovo che sia appropriato, dopo un'esperienza così particolare come il Terzo Polo, darsi un tempo di riflessione per vedere se alcune ragioni di quel progetto possono essere recuperate e radicate in un contesto che ripropone il bipolarismo classico. Secondo lei Calenda voleva fare come Renzi, voleva imitare Renzi e andarsene con il campo largo? Calenda è uno dei tanti politici italiani che hanno un partito personale, che non è né proibito né un peccato. Ritiene che queste partenze siano il canto del cigno della strategia, diciamo, centrista? Ma il centrismo non esiste, nemmeno la Democrazia Cristiana era centrista. La Democrazia Cristiana era la destra possibile, con un partito comunista forte che poneva in alternativa adesso tutte le culture politiche fondanti della Repubblica, compresa una parte della sinistra, gli alleati socialisti della Democrazia Cristiana. Col tempo si è passati poi da un modello onnicomprensivo, quale era quello democristiano, a uno già un po' più definito, come quello di Berlusconi, a uno ancora più definito, come il centrodestra della Meloni. Ha un futuro politico Calenda? Bene, Ma sì, si reinventa sempre. grazie a Gianfranco Rotondi. Ciao, ciao. Ciao.